Saldi bagnati ma saldi fortunati, nonostante qualche goccia di pioggia gli spezzini non hanno rinunciato agli sconti. Siamo andati allora a chiedere agli acquirenti e ai commercianti com'è andato questo primo giorno di saldi. Primo giorno di saldi, quali sono le percentuali di sconto? Noi abbiamo sempre il 25% perché i nostri prezzi, come tutti gli anni vi dico, sono piccoli e sotto il piccolo non si può andare. È il primo giorno, secondo lei si sta già muovendo qualcosa? Sì, si muove, si muove. Signora, buonasera, vedo che ha dei sacchetti, ha già approfittato dei saldi? Sì. E che cosa ha acquistato? Se posso? Una maglia per mia figlia, un paio di ciabatte. Aveva tocchiato qualcosa nei giorni precedenti? No, ho fatto un giro veloce, soprattutto in libreria, mi sono preso un po' di libri e così. Le percentuali di sconto come le sembrano, buone? Ma ho visto intorno al 30%. E voi signore approfitterete di questi sconti? Sì, decisamente, sono buoni, poi siamo ancora in piena stagione, quindi si può fare. Meglio in centro città o nei centri commerciali per approfittare degli sconti? Penso in centro città. A me piace di più, però si va dappertutto. Com'è andata? Ma molto molto calma, molto calma. Sperate insomma in una ripresa nei prossimi speriamo, giorni. Speriamo, sì, sì, speriamo. Magari l'afflusso ci sarà più domani, che è una giornata di festa. E le percentuali di sconto applicate al momento? Per il momento dal 30, 40, 50%. Anche lei questa sera in giro per saldi? Sì, sicuramente, non aspettavamo altro. Ci sono delle ottime occasioni, magari dei capi che erano troppo costosi sotto le feste di Natale, adesso sono diventati più accessibili, soprattutto vestiario. Anche per i più piccoli, insomma, le famiglie aspettano proprio i giorni degli sconti. Sì, chiedevano quando iniziavamo, eccetera, e oggi è stato il primo giorno che soprattutto la mattina abbiamo avuto una grossa affluenza. Ma noi, guardi, facciamo i prezzi tutto l'anno, meno, facciamo la riparazione gratuita, sempre. Quindi i suoi clienti non aspettano questo periodo? No, il saldo è, se rimane un capo, si offre al cliente, punto e basta. Avete già addocchiato qualcosa? Non ancora, stiamo andando. Io dico sempre che se non comprassi più niente potrei vivere fino alla fine della mia vita con quello che ho, però i saldi sono sempre una suggestione che ci consente di darci qualche contentino, qualche divertimento.